Dopo 42 giorni di reti all'asciutto, oggi sono tornati in mare i pescatori. Terminata la quarantena, allo scoccare della mezzanotte la banchina del porto di Fano era già in fermento. Gli equipaggi dei pescherecci lavoravano alacremente per affrontare la prima settimana in mare con le solite rituali operazioni. Ospite d'eccezione a condividere la sferzante bora il sindaco di Fano, Massimo Seri, che ha tenuto a condividere questo momento con i pescatori, essendo da sempre per lui il porto un luogo simbolo e carico di significato. Subito avvicinato dagli operatori con i quali si è confrontato sui temi caldi del porto, dragaggio e sostegno alle attività. Siamo pronti, ormai 45 giorni sono passati. Speriamo bene, speriamo che ci dragano completamente il porto, qua c'è il primo cittadino che ce lo dovrà garantire. E iniziamo bene subito con bora, perciò c'è da, un pochettino da ballare, da tribolare, ma non gli fa niente, l'importante è lavorare. Per il resto della settimana com'è il tempo? Ha messo sempre 3 giorni di bora. Ma non gli fa niente, è il lavoro nostro, l'importante è la sicurezza in porto. Ci tenevo anche perché, come ho sempre detto, il porto è stata un po' una delle mie priorità da quando sono stato eletto. E la prima tappa l'abbiamo raggiunta con il primo dragaggio di 25.000 metri cubi, sappiamo che è una prima parte, non è sufficiente. Ancora, non fermatevi. Non no, abbiamo anche in previsione altri 24.000 dentro la Darsena, a Giorgin. E quello è una bella risposta importante, però il vero problema è riuscire a fare una manutenzione ordinaria, allora solo così risolveremo il problema del porto. Ma oggi è una giornata importante perché riprende la pesca, riprende il lavoro della marineria e quindi la mia presenza è per fare veramente un in bocca al lupo e un augurio di buon lavoro, che sia una stagione positiva per loro e per la città. Gesti e consuetudini, quelle dei pescatori, che si ripetono uguali e precise ad ogni partenza come un rituale scaramantico. Reti controllate, ghiaccio a bordo e le provviste. Poche parole e tanta frenesia per prendere il mare dopo questo stop forzato che non convince tutti. Questo fermo serve? Serve se si fa tutti assieme, se no fatto così non è che serva tanto, no. A Rimini sono partiti prima? 3 settimane prima, sì, che è troppo la differenza tra settimane, tra un posto e l'altro, ecco. Arrivato il pane caldo, che con il suo aroma avvolge tutti sulla banchina, ad uno i 6 pescherecci prendono l'imboccatura del porto. Noi torniamo a casa, al caldo, loro li lasciamo al duro lavoro che li attende, alla loro vita, al mare e alla notte che li inghiotte nella sua oscurità.